Buonasera, sono Michael Jackson con una fiammella accesa sulla testa per essermi masturbato troppo. Benissimo ragazzi, ci ritroviamo come ogni autunno a dover arrangiare una libreria di qualche tipo perché la nostra grande collezione si ritrova al sud. Fatto sta che questo mese abbiamo diverse novità e volumi da dover mostrare, quindi iniziamo. Dragon Ball Super numero 17, non ci ripetiamo sulle nostre opinioni perché le abbiamo sviscerate in ogni video acquisti che abbiamo prodotto fino a questo momento. Lo acquistiamo per amore della serie e niente di più. Gannibal 5, quello che iniziava come una trasposizione a fumetti di un B-movies, cioè sembrava un B-movies a fumetti, si sta rivelando un carinissimo cannibal horror dai risvolti misteriosi e intriganti, quindi sarò io che il genere lo adoro, però è una serie che consigliamo apertamente. Drifting Net Café volume 2 di Shuzo Shimi, un gruppo sparuto di persone si ritrova per l'appunto all'interno di un internet caffè e vengono proiettati in un universo parallelo. Chiaramente per il maestro della psicologia nipponica questo è uno dei tanti presupposti che porta ad analizzare la personalità malata di ognuno dei soggetti. Io, preso dalla foga, non mi sono fermato a volume 2, mi sono letto in scan tutta la serie in una notte e devo dire che sì, molto interessante rispetto magari ad altre opere di Oshimi, l'ho apprezzato un po' di meno, però rimane secondo me una piacevolissima lettura. Starving Anonymous volume 2, avevo acquistato il primo mesi e mesi fa per poi scoprire che gli altri erano fuori produzione, recentemente ho trovato anche il volume successivo e dobbiamo ancora sfogliarlo, però il primo mi aveva piacevolmente sorpreso perché è un insomma un trescione d'antologia. Moglie di una spia, volumi tratti dal film vincitore del premio del Leone d'Argento al Festival di Venezia, è disegnato e sceneggiato da Masazumi Kakizaki, autore da noi veramente apprezzato e di cui abbiamo già la maggior parte della produzione. Ricordiamo alcuni titoli come ad esempio quello di Hideout, Bestiarius, Rainbow, e questo qui era appunto l'ultimo volume prodotto dal maestro che a noi ancora mancava. E questi due volumetti prodotti dalla Planet Manga sono davvero sottili e racchiusi in questo cofanetto di dubbia qualità che se la batte con quelli della J-pop. Non sappiamo ancora se sostituirlo oppure ripararlo. Edizione francese per Yunayami, ovvero Il labirinto dei rasoi, in questa edizione che ricorda molto quella Umami italiana, e abbiamo apprezzato tantissimo l'autore grazie alla precedente produzione arrivata da noi in Italia con la In Your Face Comics, ovvero Solo un uomo. Questo qui è un insieme di racconti brevi che non credo arriverà mai in Italia, veramente estremi e trattano veramente di ogni sorta di violenza immaginabile. Non ve la possiamo sfogliare perché si arriva veramente a livelli disgustosi. Vi facciamo vedere proprio qualche tavola. Se volete maggiori informazioni vi invitiamo a scriverci su Instagram o nei commenti. Una variant che abbiamo acquistato un po' per curiosità, ovvero la Coloring Game proposta per la fumetteria Pop Store, credo, e questo qui è Hello Spank, il primo numero della nuova edizione Dynit, che abbiamo acquistato perché guardavamo il cartone da bambini, non sappiamo cosa aspettarci da questa serie e siamo ancora indecisi se proseguirla. L'avete sentito il clacson? Fantastico, andiamo avanti. E niente, il fumettaro praticamente ce l'ha messo da parte a giugno, però siamo riusciti ad acquistarlo soltanto a settembre, quindi lo ringraziamo della pazienza. Nuova opera per uno dei maestri dell'horror nipponico, ovvero Junji Ito, con Sensor, in questa nuova edizione Umami. E siamo molto contenti perché stanno arrivando in questo periodo diverse opere nuove del maestro, la prossima sarà La Zona Fantasma, in uscita a fine ottobre. È una storia che a tratti ci ha ricordato quella lì di Remina, perché tratta di sette religiose, quindi vedremo come si andrà ad articolare. Disegni molto più dettagliati e digitali del solito, quindi non ci hanno fatto impazzire. Compendio della vera storia universale di Shintaro Kago per la Ikari Edizioni, non l'unico titolo che troverete in questo video acquisti su Shintaro Kago, ma arriveremo anche a quelli, ed è ogni capitolo è dedicato a un personaggio della storia dell'umanità reinventato in termini no senza alla Shintaro Kago, cioè se lo leggete capite che cosa potete a cosa potete andare incontro. E alcuni capitoli funzionano un po' di più, altri ci hanno un po' deluso, non l'opera migliore di Kago, questo è sicuro, ma una piacevole mezz'oretta passata. Diabolic numero 8 e numero 9, quindi mesi di agosto e di settembre, pensiamo di proporre un approfondimento sulle storie migliori del Re del Terrore del 2022, quindi attendete un post su Instagram che arriverà nelle prossime settimane. Erie è Ulula numero 6 dell'editoriale Cosmo, il primo è uno delle tante trasposizioni che ultimamente l'editoriale Cosmo sta importando in Italia di storie horror americane, quindi pregevole l'iniziativa davvero, ci siamo fatti sfuggire Creepy, il numero 1 per un attimo in edicola, quindi
quindi recupereremo più avanti. E Ulula nel frattempo, e lo vedete in ogni video acquisti, è il classico horror erotico all'italiana che decidiamo di acquistare perché dobbiamo farci una cultura, sia chiaro, non per altro. E trovate sulla pagina Instagram un approfondimento su Renzo Barbieri, Leone Frollo, quindi grandi protagonisti di quella stagione, e ve lo linkiamo qui sotto in descrizione. Tutto Peanuts anno 1952, il secondo volume di questa iniziativa della Hachette, che ripropone le grandi tavole delle origini dei Peanuts. La seconda uscita costava 5,99, quindi abbiamo potuto approfittarne. Dalla terza arriveremo a 12,99, e anche se esce ogni due settimane siamo un po' indecisi. Comunque, molte tavole a colori per chi magari è veramente uno sfegatato delle tavole di Schulz. Noi ce le abbiamo in altre edizioni, anche se un po' sparse. Fateci un pensierino perché è veramente, veramente una bella edizione. La vera novità di questo mese per tutti i frequentatori di edicole, ovvero la collana Mondo Graphic Novel proposta da Repubblica, con il primo titolo che fa da spartiacque, ovvero Scheletri di Zero Calcare. Abbiamo già analizzato questa collana, che propone all'interno dei titoli veramente accattivanti, e vi invitiamo a riguardare il video. Acquisti vari da fumetteria, mercatino e così via. Abbiamo Superman vs Lobo volume 3, cioè l'ultimo, lo abbiamo acquistato per Lobo, non certo per Superman. Parte 3. Dilbert di Scott Adams, in questa versione della Repubblica comprato a 1 euro, 2 euro al mercatino, non mi ricordo, quindi l'impiegato per eccellenza della storia del fumetto americano, inserito all'interno di questa collana storica dell'universo della nona arte. Dobbiamo ancora approfondire effettivamente il personaggio, e sarà un'ottima occasione. Col pazzo al mercatino dell'usato per l'edizione integrale di Ranxerox, questo storico personaggio ideato inizialmente da Stefano Tamburini e prodotto poi a colori da Tanino Liberatore. Avevamo già precedenti edizioni, ma non potevamo lasciarci sfuggire questa edizione completa e rivisitata con tantissime curiosità sulla fine. Quindi siamo veramente contenti di averla acquistato scontato. Un enorme abbraccio a Tavola Calda, che ci ha regalato questi 4 volumi supereroistici. Trovate il link del suo canale in descrizione. Sono comunque un canale che propone specifiche recensioni su opere veramente intriganti e poco conosciute, quindi dateci un'occhiata, lo abbiamo suggerito anche in passato. Con i primi 2 numeri di Invincible, che non abbiamo mai letto in vita nostra, e vi prego di abbassare quella pistola, ragazzi. Quindi vi daremo una nostra opinione quando andremo avanti comunque nella lettura. Punisher, che non leggevo veramente da tantissimi anni, addirittura avevo dei brossurati di quelli che costavano 4 euro delle vecchie edizioni economiche, oltre alle origini del personaggio chiaramente, tutto il resto. E infine i Marvel Masterworks con il numero 1, che a dire il vero abbiamo letto già in passato, cioè le origini dell'uomo ragno. Oramai gli spillati li abbiamo praticamente tutti, un giorno ci faremo un video collezione a parte probabilmente con tutti gli spillati dell'uomo ragno che possediamo. E davvero davvero figo, quindi ti ringraziamo, un abbraccio, un bacio con la lingua appassionato. Un volume preziosissimo per la nostra collezione, ovvero l'edizione del 2001 di Midori, la ragazza delle camelie, di quel genio assoluto dell'Eroguru su Eiro Maruo. Con questo si è conclusa la nostra ricerca di tutte le opere proposte in Italia dell'autore, e siamo contentissimi di averla recuperata, anche perché questa qui presenta la tavola successivamente rimossa dallo stesso autore, molto cruenta e molto violenta, quindi non la possiamo assolutamente mostrare. Bellissima anche la copertina vintage, c'è sì, da dire. Sì, ci piace parecchio, anche più di rispetto a quella nuova. Abbiamo notato comunque che a fine volume è presente questa specie di atto teatrale, ovvero il viale della vita di Sueiro Maruo. Sì, leggiamo uno stralcio interno perché penso sia necessario anche informare il pubblico sulla capacità teatrale di Maruo. Buonasera, sono Michael Jackson con una fiammella accesa sulla testa per essermi masturbato troppo. Scusate per il ritardo del mio ultimo album, ci ho messo più tempo del solito perché i nuovi testi sono di 25 pagine. Bellissimo il tuo universo, Maruo, davvero, davvero fantastico. Sezione dedicata alle collane Showcase della Dynamite Gekiga della Coconino Press, partendo con Believers di Naoki Yamamoto, questa miniserie in 2 volumi che volevamo leggere veramente da tantissimo tempo e che dovrebbe trattare dei drammi che si svolgono in una isola deserta in cui sono approdati 2 ragazzi e una ragazza appartenenti a una setta religiosa. Quindi siamo veramente curiosissimi di leggerlo. Questo qui l'abbiamo recuperato al 20% di sconto, quindi non tantissimo, però ne abbiamo approfittato per poterla recuperare. Andando avanti invece, La fossa dei ribelli, in questo volumone che abbiamo recuperato a metà prezzo perché è un po' rovinato, però non ci importa sinceramente. A me sì. Di Mario Tamura, con questo tratto che ci ha ricordato molto lo stile di Taiyo Matsumoto misto a quello di
Cacao Rumori. Quindi ci ha veramente ispirato questo stile molto sporco, molto dinamico. Quindi vedremo come sarà la storia. L'abbiamo acquistato al buio, quindi non sappiamo. E ultimo, Flight di Kuniko Tsurita, questa autrice che è stata pioniera per la rivista Garu, la prima autrice che ha scritto della rivista Garu e che ha avuto un'importanza fondamentale in quegli anni per la costruzione della rivista. Questa qui è un'antologia di storie scelte appunto dall'editore italiano Coconino Press e che vedremo un po' come si dipanerà. Siamo veramente curiosi di leggere questa bravissima autrice. Un pilone di serie manga vintage e volumi unici, abbiamo qua la trilogia di Billy the Kid con Noboru Rokuda, ovvero la storia, la biografia di uno dei più grandi pistoleri della storia del Far West, di uno dei criminali più efferati della storia del Far West, reinventati quindi dal mangaka giapponese. Lo stesso autore oltretutto di Dash Kappei, ovvero Gigi la Trottola, molto interessante in questa nuova veste, cioè non nuova veste, ma diversa rispetto a chi è cresciuto magari con quel cartone lì, veramente figo, lo abbiamo letto, Volato è una di quelle storie western fresche, dinamiche, mi ha ricordato per certi versi anche Green Blood di Masasumi Kakizaki, quindi consigliatissima. Piccole storie di Mohiro Kito, questo volumetto antologico che racchiude una serie di storie brevi che racchiudono il tema del suicidio e dell'accettazione a seguito della perdita di una persona cara. Lo abbiamo apprezzato particolarmente, speriamo di recuperare altre opere di questo grandioso autore, anche se sono difficilmente reperibili. Eater e Birth, due serie horror in quattro volumi, entrambe di case editrici che non producono più manga, ovvero la D-Books e la GP Manga. E, serie horror per l'appunto che mescolano entrambe, a parte un tratto peculiare e molto riconoscibile, degli elementi cyberpunk e fantascientifici, e soprattutto sono stati recuperati nel giro di 2 mesi entrambe le serie a pochi euro, da 1 a 3 euro a seconda del numero, in pochissimo tempo. Ringraziamo oltretutto la fumetteria Kissa Shop che ci ha permesso di acquistare gli ultimi volumi rimasti nel loro magazzino. Baciando il cielo di Kotaro Takemoto, in Giappone vengono realizzate veramente poche serie e titoli relativi all'omosessualità in termini delicati e quotidiani, mentre invece si predilige il senso più estremo dal punto di vista sessuale dell'omosessualità, o comunque sono inglobati come elementi secondari in altre storie. Qui invece, come è successo per Il marito di mio fratello di Gengoro Tagame, vengono trasposti gli aspetti più quotidiani e dolci, ma soprattutto sentimentali, di un tema che dovrebbe essere ben più presente nelle biblioteche nipponiche o comunque quelle che sono state importate fino ad ora in Italia. Molto interessante, capitolo per capitolo vengono proposte le vicende degli stessi protagonisti, non possiamo fare altro che consigliarvelo, non è facilmente reperibile, ma se lo trovate da qualche parte fate un bel acquisto. Maria Mazzatutti, il primo numero e anche l'unico è arrivato qui in Italia della vecchia D-Books, questa serie di questa cantante che voleva scalare le vette del successo compiendo degli atti osceni in pubblico. Ci siamo fermati con questo volume perché appunto non è più proseguito, però ci aveva ispirato parecchio. Se lo riuscite a recuperare, prendetelo. The Calling, una serie in 3 volumi della Shin Vision, una casa produttrice. Quest'opera è un reperto storico perché stiamo parlando di una azienda che è rimasta in attività dal 2002 al 2008, cioè soltanto per 5 anni, è nata da una scissione dalla Dynamic Italia. Questa è una delle poche serie che sono state portate complete appunto dal Shin Vision, The Calling di Keiko Okano, che peraltro penso che questa sia l'opera di debutto, nonché l'unica serie importata in Italia dell'autrice. Un fantasy medievalista, una versione veramente di pregio, con tavole a colori, bella corposa, anche il costo all'epoca non era, insomma, non era €18. Esatto, non era indifferente considerando che eravamo agli inizi del 2000. Ha consigliato una lettura piacevole, fateci sapere cosa ne pensate, se mai doveste trovarla da qualche parte. E a proposito della storia del fumetto con la S maiuscola, ragazzi, qui abbiamo i 10 numeri della rivista Black, una rivista che la Coconino propose dal 2001 al 2011, mi sembra, qualcosa sì, di questo genere. Per 10 anni. E voi penserete che la rivista, no, come le riviste moderne, inserisca degli autori che trovano in magazzino e che li fanno lavorare su qualcosa di discutibile dal punto di vista della qualità. Qui invece Coconino puntava forte perché venivano inseriti artisti del calibro di Suero Maruo, Stefano Zatti,
era Gipi, Charles Bunce, autori che venivano dal Boring, cioè veramente di tutto. Sì, sì, autori che passavano dal Giappone all'Italia, agli Stati Uniti, poi Serbia, Croazia, Marocco, Canada, Russia. Ragazzi, qui dentro, oltre che storie inedite, opere inedite, potevate trovare approfondimenti, interviste. C'è appunto un'intervista su Eino Maruo che, se non nominiamo 10 volte al secondo, non da siamo contenti. Da parte di Igor, qui. Di conseguenza, questa era probabilmente l'enciclopedia del fumetto per l'epoca. E siamo sicuri di trarne tanta ispirazione, tanti approfondimenti da proporre poi sulle nostre pagine social. Dobbiamo assolutamente ragionare in maniera più ampia, però, di queste opere, perché un video acquisti non basta. E di conseguenza vi rimanderemo più avanti ad approfondimenti o comunque curiosità che proporremo sulle nostre pagine social. E l'ho già ripetuto 20 volte. Vi facciamo nel frattempo vedere le copertine e il retrocopertina, che sì, sono meravigliosi, veramente delle vere e proprie opere d'arte. Guardate che bello. E intanto che vi facciamo vedere tutto, visto che dovete sentire la mia voce senza il muto, vi dico che è l'ottava volta che registro sta clip, perché sono partiti catastrofi nucleari, no? Allarmi, gente che impazzisce qui fuori e i rumori si sentono tutti. Questo qui è Andrea Bruno, che abbiamo anche conosciuto alla Fiera Reggio. Esatto, a Reggio, cioè, Calabria. Veramente la qualunque, ma anche i titoli che poi successivamente sono stati riproposti in monografici, quindi delle opere che avevano portato e che all'epoca erano anche inedite. Esatto, peraltro c'è la stringa sottile, quella sotto in rosso, che ti elenca tutti gli autori che sono presenti in ogni numero. Penso fosse annuale, perché comunque costava 14 euro e durata per 10 euro, 15 poi. Euro e durata per 10 anni. E, insomma, adesso sarebbe un prezzo anche abbastanza contenuto per un'opera che ti proponeva tutto questo. Immagino invece all'epoca che soltanto gli appassionati l'acquistassero, soprattutto. L'ultimo numero è addirittura arrivato a 18 euro. Esattamente. Nel 2011. Ne valeva la pena comunque, noi l'abbiamo trovata a un prezzo veramente stracciato, oltre metà prezzo, quindi siamo più che soddisfatti. Siamo stati al Treviso Comic Book Festival a fine settembre, trovate il link in descrizione del nostro reportage. Vi facciamo vedere alcuni degli acquisti, alcuni di questi anche schiacciati, partendo con Bolide, questi bellissimi volumetti formato striscia prodotti da Amianto Comics, e al cui interno troviamo degli autori veramente importanti nel mondo della non arte italiana, tra cui Filosa, Spugna, Taddei Angelini, Cennova, Guarnaccia, Tuono Pettinato, ce ne sono veramente tantissimi. Questi qui erano gli ultimi volumetti rimasti, perché dopo il nostro acquisto è andato fuori produzione. Scusateci. Siamo veramente contenti di averli recuperati, anche perché i titoli sono veramente spettacolari, come Le avventure di Cane Malato oppure Franco e i tagliagole. Siamo in periodo di influenze stagionali, quindi mannaggia il raffreddore che mi ha fatto eiaculare. Qui abbiamo lo sketch dei ragazzi del collettivo Vespa Secca, un giovane collettivo che ci ha fatto compagnia durante il Treviso Comic Book Festival, e abbiamo acquistato all'interno di questa busta il cosiddetto pornissimo, e dal nome capirete perché non possiamo mostrarvi, forse la copertina, due censure e ci siamo, ma all'interno vi assicuro che non è il caso neppure di sfogliarlo, perché qua non è che ci bannano, ci mandano direttamente la celera a casa. Quindi se avete intenzione di scoprire cosa c'è all'interno di questo meraviglioso albetto, potete scriverci tranquillamente in privato su Instagram. Un piccolo volumetto della Maledizioni, ovvero Arsion di Lucen Smith, questa autrice che già avevamo conosciuto grazie al volume antologico della Diabolo Edizioni, ovvero Materia del Genere, e che abbiamo finalmente incontrato alla Fiera di Treviso. Ci ha realizzato questo bellissimo sketch, la ringraziamo tantissimo. A quei cani rabbiosi di Mondo Fumetto. E praticamente narra la città di Riccione in cui l'autrice ha vissuto, raccontata dal punto di vista dei suoi tre gatti che vanno a zonzo per la città, quindi davvero carinissimo. Un volume che abbiamo già presentato su questo canale, ovvero Dietro agli occhi di Darkham, e che ci siamo portati dietro al Treviso Comic Book Festival perché era presente l'autrice e allo stand della Eris, e abbiamo voluto un piccolo sketch da parte sua, quindi davvero bellissimo, la ringraziamo. Un volumetto che volevo invece acquistare da parecchio tempo e che ho approfittato proprio al festival, ovvero Il sogno dell'elefante di Yang Kong, questo autore cinese dal tratto molto molto underground e grottesco,
che praticamente presenta le vicende di questo piccolo elefante che vive le sue avventure adolescenziali in compagnia di personaggi veramente bizzarri come un pallone da calcio oppure un piccolo maialino. Presenta delle scene veramente assurde e anche abbastanza sessualizzate, infatti non lo mostriamo più di tanto, ma ci ha convinto veramente. La storia è abbastanza surreale, però ha un filo da seguire. Le Famelica avventure di Uko di Federico Gaddi. Conoscevamo già quest'autore perché avevamo già acquistato in precedenza il suo volumetto autoprodotto al bar di Bologna, al bar del fumetto di Bologna. Ne abbiamo parlato in un video, link in descrizione. E praticamente ne abbiamo approfittato al festival per acquistare questo suo volume antologico della BMR Production, che ha per protagonista praticamente questo essere simile a Gollum, che presenta a livello dello stomaco questa enorme cavità, ed è per questo che ogni atomo del suo corpo reclama in continuazione cibo, e lui non praticamente non avrà esitazione per procurarselo anche nei modi più brutali. Veramente carino, e troviamo anche all'inizio la prefazione di Vincenzo Filosa, quindi veramente consigliatissimo, e grazie per lo sketch. Girando tra gli stand mi sono imbattuto in questo volume realizzato graficamente da Andro Malis, che conosciamo per recenti produzioni In Your Face Comics che abbiamo recensito sulla pagina Instagram, e Gianluca Daiana, che propongono la storia di Marie Massan all'interno di questo brossurato, con una grafica tipica di Andro Malis, cioè legato all'underground più totale, fuso un po' alla cultura grafica anni 60. Mi ricordo un po' le copertine dei Beatles tipo Yellow Submarine e molto simili, e narra le vicende di questa cantante che ha vissuto per l'appunto l'invasione del suo paese, del Sahara occidentale, da parte del Marocco dopo gli accordi di Madrid. Molto molto interessante, e vedremo di riproporlo con un approfondimento successivo. Finalmente abbiamo avuto occasione di incontrare Samuele Canestrari e di acquistare uno dei pochi titoli che ci mancava nella collezione, ovvero Gli uomini cane non hanno la coda. Ricordiamo altri titoli strabilianti del suo operato come Il battesimo del porco o Un corpo smembrato. Comunque lo ringraziamo per il bellissimo sketch di questo cane. Ora che con l'arancione forse non si vede bene. Realizzato, però. E che dire, amiamo veramente tantissimo il tratto di Canestrari e anche le abilità che presenta nel raffigurare questi soggetti abitanti in posti rurali dell'Italia, veramente apprezzatissimo. Cappuccetto Rosso Redux di Daniel Zezenil, un sottile cartonato proposto dalla Eris dell'artista croato che abbiamo già presentato con frammenti di Van Gogh sulla pagina Instagram, link in descrizione, e intanto lo ringraziamo per il bellissimo sketch che ha realizzato in occasione del Treviso Comic Book Festival. E abbiamo qui una reinterpretazione della favola di Cappuccetto Rosso, naturalmente in versione un po' creepy considerando il suo tratto, totalmente muta, ma tramite le sue illustrazioni Daniel Zezzeni riesce a esprimere perfettamente un livello di narrazione impattante, coinvolgente, veramente eccezionale. Terminiamo con il consueto settore dedicato agli arrivi dalle case editrici, mostrandovi 5 volumi che rappresentano la nostra nuova collaborazione con una casa editrice, ovvero la Sigaretten. Potete notare la grafica piuttosto minimal di questi albi, che però riescono a fare la loro porca figura in scaffale, sia per la serie numerata sia per l'impatto che dona una copertina bianca con degli sketch di fronte. Per l'appunto il primo che abbiamo presentato, il primo che abbiamo qua in mano, è un volume di Art Spiegelman con una storia inedita, ovvero Street Cop Uncovered, ovvero le bozze e gli sketch preparatori relativi a una storia che doveva essere presentata, la prima storia inedita di Art Spiegelman dopo 10 anni, e che aveva realizzato durante il periodo pandemico del lockdown. Quindi molto molto interessante per approfondire, anzi imperdibile. Gli altri sono anche diversi approfondimenti a fine volume, quindi che spiegano la storia della realizzazione di questi sketch, di tutta la il proseguo comunque della collaborazione anche assieme a sua moglie, diversi aneddoti. Per quanto riguarda gli altri, stiamo parlando di volumi di esordio, soprattutto di artisti italiani, Bologna, Verona, di queste zone qui, con per l'appunto delle storie mute, dei volumi sperimentali con delle scene d'acquarello, molto molto fighi, soprattutto
soprattutto per magari attenzionare qualche artista che si prospetta bene nel panorama italiano, ognuno con uno stile molto riconoscibile. Ve ne parleremo sicuramente anche sulla pagina Instagram con degli approfondimenti specifici, e dobbiamo dire che le prime impressioni sono assolutamente positive. Abbiamo incontrato anche la Canicola Edizioni presso il Treviso Comic Book Festival, più precisamente Alessandro Toda, che ci ha donato Caterina e i Capellosi, l'ultimo titolo dedicato alla collana per bambini Dino Buzzati, con all'interno tantissimi titoli davvero intriganti e perfetti se avete un bimbo più piccolo, un nipotino a cui volete regalarlo. Infatti spesso anche noi li leggiamo al nostro nipote e sono veramente delle storie semplici ma veramente appassionanti, quindi questo qui dobbiamo ancora leggerlo e sarà di prossima recensione. Peraltro il tratto cartunesco è fantastico, sì, di quel volume. Sì, assolutamente. Così come per Pastoraccia con Quasi nessuno ha riso ad alta voce, con questo tratto, questo volume gigantesco che presenta questo tratto che ci ha ricordato molto un Gekiga stile italiano misto ad Acab. Fateci sapere se anche per voi è la stessa impressione, però i disegni ci invogliono veramente tanto la lettura. Peraltro le tigri sullo sfondo, sul retro, mi inquietano in qualche modo. Nel panorama italiano stanno tornando prepotentemente di moda le storie relative alle esperienze estive. Nella dimostrazione 1991 di Armin Barducci, l'unico volume biografico dell'autore, lo ringraziamo per lo sketch a costo di essere ripetitivi, lo dobbiamo dire sempre, Treviso Comic Book Festival, sketch e tutto il resto, e ce lo siamo portati dietro perché era un arrivo precedente della Eris. In questo caso la narrazione relativa a una delle stagioni più belle per i ragazzi si accompagna al dolore del suicidio di un'amica del protagonista, e stiamo parlando comunque di un volume che cerca di fondere l'agrodolce, la commedia e la tragedia. È veramente veramente intrigante. Ragioneremo di quest'ultimo più avanti con un approfondimento apposito. Terminiamo con qualcosa di veramente speciale, ovvero gli arrivi o low press divisi per autore, ed iniziamo con David Marchetti 1, il più spesso dei titoli presentati, in questo che sembra una sorta di reinterpretazione di Uno Nessuno 100.000. Lo ringraziamo anche a lui per lo sketch incontrato al Treviso Comic Book Festival, per il vaffanculo. Per il vaffanculo gli abbiamo detto noi di scrivere, se non vi siete rotti i coglioni di quante volte l'ho detto, fate bene, commentatelo. E abbiamo qui una sorta di moltiplicazione dell'essere e rapporto con la natura in un racconto totalmente muto, molto molto figo soprattutto dal punto di vista grafico, e l'impatto narrativo è importante e decisivo all'interno di quest'opera. Poi passiamo a Davide Genchi con Lo fallo perduto, che non vi assolutamente mostriamo perché è super bannabile. Esattamente, però una sorta di atmosfera medievale e creature demoniache, mutilazioni, potete vedere l'impostazione delle tavole, andiamo avanti. Sempre di Davide Genchi abbiamo questo fumetto a forma di giornale, di cui il titolo non riusciamo a leggere qua perché è abbastanza... Eccolo qui, insomma, si chiama Castrovalva. Sì, era abbastanza seghettato, e praticamente sono lui e un suo amico che vanno a disseppellire cadaveri. Attività quotidiana. Attività quotidiane, c'è chi beve spritz, chi va a fare un giro in bici e chi va a disseppellire cadaveri. Ti capiamo, Davide Genchi, capiamo da dove arriva la malattia delle tue tavole. Poi Shintaro Kako con Plastic City, il numero 0, ovvero una produzione che sarà presentata anno per anno. Infatti sono previsti 4 numeri a parte il numero 0. Sì, l'ultimo dovrà uscire nel 2026 addirittura. Questo, sì, qui appunto è il numero 0, è un volume interamente a colori. Interamente. Qualche tavola. Molto figo, assolutamente. Invece quello che abbiamo recensito di Shintaro Kago è Industrial Revolution and World War, per il 10° anniversario è stato ristampato. Molto interessante, trovate la recensione in descrizione. Tratta semplicemente di una società controllata dai criceti che decide di utilizzare gli umani come, che sono oramai estinti, i cadaveri degli umani come dei mezzi di trasporto, mezzi bellici. Mezzi bellici, esatto, per far sviluppare la propria società. Da un maestro dell'underground all'altro, ovvero Daisuke Ichiba con Earthbreak Reincarnation, noi consigliamo sempre di iniziare con La vita di Mamazuko, che è il migliore fra tutti, e questo particolare artista è intrigante per la fusione fra comparto grafico tradizionale grezzo, che è tipico suo, e le fotografie. Bellissimo. Sì, 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 dovete essere anche affini al genere, c'è da dire, perché se no magari rimanete un po' estraniati, anzi l'alienazione penso sia totale. Sì, la narrazione non è il suo punto forte, diciamolo, altre storie riescono meglio rispetto ad altre, però lo si prende sicuramente per l'impatto visivo dei suoi titoli. Sì, ricordate La vita da di Namazuko. Esatto.
E un volume che è stato piuttosto discusso ultimamente, ovvero Gaia Asagi di Yasagi Yenaga, perdonate che a fine video comunque sono abbastanza stanco. Il debutto di quest'autore per la Hollow Press, che è portato anche in Italia grazie alla traduzione di Paolo Lamarca e di cui troviamo anche l'intervista a fine volume. Noi siamo sempre entusiasti di vedere questi contenuti perché permettono di comprendere meglio l'opera, la retrospettiva, le retroscene e tutto il resto. Comunque, è uno stile che si ispira molto anche a quello di Junji Ito, infatti si vede in alcune espressioni. Però vediamo più tridimensionale, se... c'è da dire. Sì, molto più di tridimensionale. Esatto. Concludiamo con Little Harry in Sourland di Henry Dumas. Sì, stiamo parlando di una reinterpretazione di Little Nemo, ovvero il monello per eccellenza d'inizio Novecento, che come sapete sognava mondi stupendi per poi risvegliarsi durante a fine dell'avventura. Qui invece Henry Dumas riesce a reimpostarlo come fossero degli incubi, che è una cosa che, se ci pensi, dici: ma com'è che non gli è venuto a nessuno prima di elaborare una cosa del genere? E poi arriva il genio di turno che ti presenta l'ovvietà artistica. Sì, qui vediamo proprio un incubo che si materializza e trascina il povero piccolo dal letto e lo trasporta in questo mondo fatto di terrore e disperazione. Quindi meraviglioso, se conoscete un minimo Little Nemo penso che questo sia imprescindibile. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta, questa volta sono durate 2 giorni le registrazioni, levami quel cofanetto che mi fa schifo, mi fa veramente schifo, 2 giorni per poter registrare tutto quanto. Dobbiamo dire che siamo piuttosto stanchini, come direbbe Forrest Gump, sono passati elicotteri, allarmi della polizia, trapani, motociclette, la qualunque, sì, Gesù Cristo che risorge, qualsiasi cosa, e fortunatamente siamo arrivati alla conclusione. Fateci sapere, come ogni volta nei commenti, quali opere vi hanno intrigato, se avete acquistato qualcosa. E se avete qualche consiglio per noi, perché sono sempre ben accetti. E naturalmente noi ci vediamo al prossimo video. A presto.